Maria Cristina Bifulco di Prismian Group. Stessa domanda. Sea for Life, Leona, Sea for Life perché? Ce lo racconti. Grazie, grazie mille. Allora, innanzitutto grazie per l'opportunità di essere qui con voi oggi. Prismian, per chi non la conoscesse, è il leader mondiale nella produzione di cavi, sia elettrici sia ottici. Nasciamo come la costola della Pirelli, la Pirelli Cavi, che poi nel 2005 è stata comprata da Goldman Sachs, quotata sul mercato, e siamo totalmente un'azienda nelle mani del mercato istituzionale, senza un azionista di confronto. Cosa fa Prismian nella integra l'innovazione nella sostenibilità, e quindi ci piace combinare le due dimensioni, per cui infatti noi diciamo che in Prismian sostenibilità è la dimensione ambientale, la dimensione sociale, l'innovazione e poi chiaramente la governance. E tra i progetti di innovazione che abbiamo lanciato c'è questo progetto che si chiama L3X Robot, che è un robot che noi mettiamo sulle linee aeree dei cavi, che in Europa se ne vedono meno, ma sono molto diffuse, per esempio negli Stati Uniti, in America Latina o anche in Asia. E mettendo questo robot sulle linee aeree noi consentiamo al cavo di ridurre le emissioni, che sono le emissioni chiaramente dei nostri prodotti, che sono chiaramente emissioni anche dei nostri clienti, quindi quelle che per Prismian sono le famose scopo 3, no? Le emissioni che sono a valle del processo produttivo legate alla vita utile del prodotto, ma che sono scopo 2 del nostro cliente. Quindi in questo modo noi consentiamo al cliente di avere una cavo che ha un voltaggio maggiore e quindi ha un'efficienza, risparmia anche l'investimento, perché aumentando il voltaggio, poi non voglio diventare eccessivamente tecnica, però è un cavo che ha un voltaggio maggiore, quindi riduce in realtà anche gli investimenti futuri per la rete, cioè anziché installare delle nuove linee, che non è solo un tema economico, è anche un tema di permessi, è un tema di installazione, con questo robot come dire, sopperisce a entrambe queste finalità, cioè quindi da una parte riduce le proprie emissioni, d'altro canto sta evitando di emettere ulteriormente e di installare nuove linee aeree. Quindi ci piace pensare che sia un'innovazione che vada il cui impatti vadano al di là del beneficio diretto del business per Prismian, ma che porti un beneficio sicuramente ai nostri clienti in termini di sostenibilità, ma anche, come si dice adesso, no? Che vada al di là della value chain, quindi le famose emissioni scopo 4, le emissioni che noi evitiamo in principio che vengano emesse grazie all'innovazione. Grazie e complimenti.